Bene, buonasera a tutti. Sono Fabio Montanaro, vi do il benvenuto a nome della Yulm Communication School a un altro dei webinar dedicati ai Master Yulm 21-22. Oggi vi presentiamo il nuovo Master Executive in Neuromarketing, Consumer, Neuroscienze e Market Research. Prima di cominciare vi devo chiedere di mutare i vostri microfoni e di spegnere le webcam e vi ricordo che al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Lascio ora la parola al direttore scientifico del Master. Grazie per la partecipazione, siete veramente tanti e numerosi. Intanto permettetemi di ringraziare gli amici e colleghi che fanno parte di questa progettualità. Nel frattempo alcuni ho avuto la possibilità di salutarli prima in backstage, altri li ho visti mentre si faceva partire questo webinar. Saluto Francesco Gallucci e Caterina Garofalo che ho intravisto, vicepresidente e presidente dell'Associazione Italiana di Neuromarketing. Grazie per essere presenti. Ci sono tanti, tanti colleghi, Luca Florentino che si occupa di tematiche legate alla comunicazione, valorizzando al meglio il neuromarketing, c'è Andrea Saletti, uno dei più grandi esperti in comunicazione nel mondo del web, che riesce anche lui a valorizzare la conoscenza del funzionamento cerebrale e il neuromarketing. Abbiamo il vice presidente di Ipsos, Carlo Aldrini, che si occupa di questa tematica, soprattutto studiando il comportamento dei consumatori all'interno di un neuro retail lab. Veramente sono molto, molto, molto contento della presenza di tanti colleghi che fanno parte della faculty. Ci tengo a partire con questi ringraziamenti perché la differenza di un master la fanno le persone che ci insegnano. L'obiettivo di questo master che ora presento, chiedendo poi ai colleghi di intervenire rapidamente, abbiamo poco tempo, però ci tengo tanto a dare la parola possibilmente a tutti, sicuramente non avremo il tempo di farlo con tutti, ma cercheremo di dare spazio per una testimonianza. Perché una testimonianza? Ma io credo che siamo arrivati oggi ad un momento di grande maturità riguardo alle conoscenze, riguardo ad un nuovo campo estremamente nuovo, estremamente innovativo, che sta sotto il cappello delle neuroscienze applicate al business. Pensate che la parola neuromarketing, che è la prima che trovate in questo master come titolo, è stato utilizzato per la prima volta nel 2002, quindi praticamente dal punto di vista scientifico è ieri, per cui siamo veramente all'interno di un percorso estremamente nuovo, ma che incomincia a dare, anzi da un po' di tempo, delle certezze riguardo a che cosa? Ma riguardo agli elementi che fanno vendere un prodotto. Microfoni perché c'è un ritorno di voce, quindi chiederei a tutti quanti di staccare i microfoni, grazie. Dicevo, il neuromarketing cerca di misurare quello che noi psicologi, noi esperti in comunicazione e marketing abbiamo sempre cercato di misurare, ovvero la parte più istintiva ed emozionale della risposta alle stimolazioni. L'abbiamo fatto sempre con tecniche classiche, focus group, questionari, interviste, ma c'è sempre mancato qualcosa. Figuriamoci anche la possibilità di vedere, misurare quantitativamente quello che le persone osservano, come tutto quello che viene realizzato con le tracker che molto bene e molto approfondito viene utilizzato da Ipsos e da Carlo Aldrini che ho citato prima, ma che tutti i centri di ricerca utilizzano ovviamente. Il neuromarketing, dicevo, è nato da poco, ma con questo master vogliamo offrire al territorio italiano un percorso molto complesso, molto articolato, molto approfondito perché è anche abbastanza impegnativo. Stiamo parlando di 300 ore di attività didattica in diversi moduli per entrare all'interno ovviamente della metodologia. È un corso molto metodologico. Ovviamente un corso me molto metodologico che deve per forza prevedere delle conoscenze non solo sul funzionamento cerebrale, ma sul funzionamento cerebrale applicato al campo del marketing e dei consumi. Ecco perché il titolo del master è Neuromarketing, Consumer Neuroscience e Market Research. Con la segnalazione dell'aver inserito Market Research come terzo pilastro, per segnalare che il neuromarketing è fondamentale, ma gioca nella partita
ad integrazione in maniera complementare con le altre metodologie, le metodologie classiche. Ecco perché vogliamo lavorare e offrire un master che abbia alcune caratteristiche di integrazione di conoscenze e di metodologiche. Intanto parto da alcune considerazioni. Il neuromarketing ormai è diventato molto attrattivo, molto interessante per persone, aziende. Tant'è vero che se andiamo a vedere i world trends in quest'ultimo periodo sono cresciuti in maniera esponenziale. Tra l'altro sono cresciuti in maniera esponenziale in tutta l'area del Mediterraneo. Cioè, se andiamo in altri paesi, per esempio Giappone, dove sono stato invitato al Ministero di Osaka per raccontare il neuromarketing, beh, in Giappone ho trovato pochissimi centri di neuromarketing, molti di più ne ho trovati in Spagna. Probabilmente la nostra predisposizione per lo studio delle emozioni può aver influenzato questo tipo di lettura del fenomeno, ma ovviamente è una mia interpretazione che può essere sbagliata. Una cosa è certa. Quello che sta succedendo in questo periodo è una crescita esponenziale delle pubblicazioni scientifiche sul neuromarketing. Ecco perché riteniamo che valorizzare le competenze scientifiche con un percorso rigoroso che possa fornire competenze specifiche nel campo delle applicazioni tecniche delle neuroscienze applicate al business è un elemento fondamentale. Devo dire che anche noi ci mettiamo il nostro piccolo contributo a pubblicare tanto. In questo campo, visto che lo scorso anno, in un solo anno, abbiamo pubblicato circa 17 opere. Ma l'aspetto interessante che mi sembra importante segnalare è che questo è un campo che sta crescendo e che crescerà in maniera esponenziale. Questa è una proiezione dell'investimento in milioni di dollari che noi avremo nei prossimi anni sulle tecnologie che ha a che fare con il neuromarketing e le neuroscienze applicate al business. Ovviamente per utilizzare queste tecnologie bisogna avere delle competenze di base sempre più sofisticate, senza dimenticare che, ahimè, le neuroscienze sono diventate forse un po' troppo di moda. Sono di moda perché, come dire, siccome c'è grande interesse, beh, tutti quanti vogliono fare neuroscienze. Noi riteniamo sempre, questo è il motivo per cui intorno a questo master stiamo riunendo amici e professionisti che condividono con noi un approccio rigorosamente scientifico, riconosciuto a livello nazionale e soprattutto internazionale. Cito questo paper perché mi sembra estremamente interessante, in quanto ha dimostrato che basta far vedere un cervello che si attiva per dimostrare o per spacciarsi scientificamente più validi e più affidabili. Devo dire quindi che il rischio di ritrovarsi in una semplificazione di questa metodologia, per poter vendere un pochino di più se stessi è praticamente dietro l'angolo. Ecco perché abbiamo riunito intorno a questo master le migliori espressioni di competenza e ne coinvolgeremo tanti altri, visto che il master partirà formalmente a settembre di quest'anno, il 19 settembre. Devo dire che da quando abbiamo lanciato il master, anche grazie all'aiuto di chi ci ha voluto dare una mano nel lanciarlo, quindi Andrea Saletti, Francesco Gallucci, Caterina Garofalo, lo stesso, anche chi ha lavorato con noi, Andrea Donofrio, che si occupa di tematiche di comunicazione, devo dire che c'è stata una grande risposta. Come dicevamo prima in backstage, forse un webinar così numeroso, con persone così numerose, non si è mai visto nella nostra storia dei master, quindi ne sono molto contento, ma questo significa che c'è una certa interesse, una richiesta di formazione in questo campo. Due parole per dire chi siamo. Io ho fondato un centro di ricerca in neuromarketing nel 2008, ci occupiamo appunto delle applicazioni di neuromarketing in diversi contesti, dall'experience all'analisi web, spot pubblicitari, in field, e abbiamo oggi un centro con 11 persone, facciamo molta divulgazione, tanti libri abbiamo pubblicato in quest'ultimo periodo, lavorato tanto con tante aziende, diciamo le più disparate al mondo del no profit. Ecco, tra parentesi, stavo dimenticando il coinvolgimento anche di un caro amico e collega, Francesco Ambrogetti, che quando ci siamo conosciuti lavorava per UNICEF Italia, adesso si trova a New York e si occupa di emotional raising, cioè delle applicazioni di queste tecniche nella comunicazione sociale. Il mondo del sociale è quello che tanto si è servito, e penso che se ne servirà in un futuro, visto che la comunicazione
è un po' particolare, soprattutto per l'impatto emotivo che comporta. Sono le aziende con cui abbiamo collaborato in tutti questi anni sotto forma di progetti di ricerca, di formazione, project work, ma ricordiamoci che l'obiettivo principale nostro è sempre stato quello di pubblicare, ma credo che questa sia una garanzia per tutti quanti, cercare di dimostrare che quello che si fa ha un fondamento scientifico. Mi piace segnalare a tal proposito il fatto che in questo periodo stiamo lavorando tanto per creare un network internazionale. Oggi abbiamo un collegamento con due centri in America, tre in Cina, tre in Russia, Spagna, India, Polonia, Belgio, Lituania, Francia e soprattutto Danimarca, con il professor Jesper Clement, che sarà uno dei docenti anche del nostro master. Anche altri colleghi che vedete in questa slide faranno parte del corpo docente. Stiamo lavorando appunto per creare una connessione anche della docenza internazionale, in maniera tale da aprire gli orizzonti e guardare anche dall'altra parte dell'oceano. Devo dire, e ne parliamo sempre con i colleghi che sono qui, che ringrazio ancora per la loro presenza, che iniziamo a parlare di una vera e propria scuola italiana di neuromarketing. Il fatto che ci sia sempre di più centri di ricerca in tante università, e questo ovviamente non ci può che rendere felici. L'Università di Roma ha un grosso centro con Fabio Babiloni, l'Università di Chieti ne ha sviluppato un altro con il collega Palumbo, Michela Balconi alla Cattolica qui a Milano ha un altro centro estremamente interessante. Stanno crescendo i centri di ricerca. L'Italia si fa vedere, devo dire che il fatto di aver avuto l'onore di dirigere la raccolta di paper per una delle riviste più importanti open source, Frontiers of Psychology, dedicato al neuromanagement e neuromarketing, in collegamento con Jesper Clement, che ho citato prima, che gestisce un centro di ricerca in Danimarca, la Copenhagen Business School, insieme ovviamente ad altri editori cinesi, come per esempio il professor Qin Shi Huang, colui che nella Zhejiang University ha fondato il primo laboratorio di neuromanagement al mondo. Beh, questo riconoscimento credo che sia estremamente importante, perché è un riconoscimento non ovviamente personale, ma dell'Italia, che sta lavorando molto in questo campo in maniera estremamente importante. Ci sono sempre più delle bibliografie di riferimento. Io ho citato già il lavoro di Andrea Saletti, ma quelle che citeremo durante appunto questo percorso e faremo fruttare per trasformare questo percorso in un percorso scientificamente valido, con strumentazioni che ormai sono per fortuna a disposizione sempre di più, credo che siano appunto tanti. Io ne cito soltanto alcuni, non da ultimi i lavori di AINEM, Associazione Italiana di Neuromarketing, con cui stiamo facendo appunto un accordo di collaborazione stringente, ma non posso non citare altri colleghi, come per esempio Mariano Miotto, che probabilmente sarà con noi collegato, e il suo impegno con una casa editrice come la Epli, che vede anche in questo momento anche un altro manuale che utilizzeremo, che sarà appunto il manuale di neuromarketing di Francesco Gallucci, Caterina Garofalo e di Mariano Diotto. Ovviamente sono soltanto delle citazioni, ma vediamo come il master e come organizzazione. Obiettivi. Gli obiettivi sono quelli, come dicevo, di mettere insieme da una parte lo studio dei comportamenti dei consumatori, servendoci del Consumer Neuroscience. Noi abbiamo già un master dedicato all'economia comportamentale, alle tecniche di persuasione e al nudging, che dirige il professore Paolo Moderato. Il nostro master è perfettamente complementare al suo master. Da quella parte si parla di come cambiare i comportamenti dei consumatori, da questa parte si parla di come misurare questi comportamenti e questi cambiamenti. Ovviamente il primo obiettivo quindi è studiare il comportamento dei consumatori con un approccio neuroscientifico, ma soprattutto entrare all'interno della metodologia, quindi gli strumenti di neuromarketing, le metodologie, le strategie di costruzione dei piani di ricerca, e poi come si fa integrazione con le altre strumentazioni classiche, ma perché no, anche quelle nuove, come quelle per esempio offerte dall'intelligenza artificiale e l'integrazione con i big data. Anche in questo caso abbiamo delle collaborazioni di eccellenza, cito Marco Brusa, che probabilmente sarà anche lui collegato con noi, di GroupM, che è uno degli interlocutori con cui ci confrontiamo proprio su queste tematiche.
Le finalità del master sono quindi quelle di preparare il gruppo di partecipanti a poter parlare, oltre che poter utilizzare le tecniche di neuromarketing. Quali sono le applicazioni? Devo dire che io lavoro ormai in questo campo, così come tanti miei colleghi, da tanti anni. E, tutte le volte abbiamo pensato a lunghi percorsi come master, la prima preoccupazione che ci è venuta in mente è: ma che faranno dopo, visto che i centri di ricerca sono pochi? Beh, oggi sentiamo sempre più esigenza da parte delle aziende di avere persone competenti in consumer neuroscience, che è uno dei pilastri del nostro percorso, e competenti anche in tecniche di neuromarketing, quindi la metodologia, ma soprattutto competenti nell'integrazione. Quindi è chiaro che le possibili applicazioni sono tutte quelle che hanno a che fare col mondo del marketing, e le conoscenze ormai sono talmente importanti per quel mondo che non possono essere che condivise da chi si occupa di queste di marketing in ogni caso. Quindi in tutti i centri in cui c'è la possibilità di fare riflessione creativa da una parte, ma anche operativa di marketing, beh, lì si possono avere delle possibili applicazioni e quindi delle posizionamenti di grande interesse. Prendo ancora qualche minuto per raccontare qualche modulo e poi chiederò ai miei collaboratori, ma e tutti i docenti della faculty e colleghi di fare qualche intervento per avere anche da parte loro una certa visione di questo campo. Dicevo, il primo modulo è proprio quello dedicato ai fondamenti della consumer neuroscience. Oggi, grazie alle neuroscienze, alla risonanza magnetica, in particolar modo abbiamo una migliore conoscenza del funzionamento cerebrale. Sappiamo che ci sono dei target, per esempio la differenza di genere, la differenza di età, che si rapporta alle stimolazioni in maniera diversa. Oggi abbiamo una migliore conoscenza di quali sono le parti del cervello che si attivano di fronte alle stimolazioni. Conoscerle non è soltanto un modo per spacciarsi da esperti neuroanatomisti, ma è un modo per capire cosa andare a misurare. Allora, ci sono dei moduli nel nostro percorso che sono dei moduli di preparazione poi all'uso della metodologia. E allora il primo modulo dedicato proprio ai fondamenti di consumer neuroscience serve a conoscere un pochino meglio il nostro cervello. Parleremo qui di plasticità cerebrale, parleremo anche di neurotrasmettitori. Oggi c'è anche una nuova frontiera che ha a che fare con la misurazione degli ormoni, per avere un'indiretta valutazione di quello che succede nel cervello e quindi anche dell'efficacia della comunicazione del marketing. Anche questo è un filone estremamente interessante. Ovviamente uno dei grandi referenti in quest'area è il professor Paul Zak, che abbiamo avuto la fortuna appunto di conoscere e che si occupa proprio di neuroeconomia e neurotrasmettitori. Questa tematica verrà sicuramente approfondita perché fa parte delle basi comuni su cui poi mettiamo la parte di misurazione e di valutazione, che è la parte del core di questo master. Il secondo modulo è un pochino più applicativo, mette insieme le conoscenze del cervello con le applicazioni, quindi cosa significa oggi fare marketing intuitivo. Marketing intuitivo è anche il titolo di un libro, secondo me molto molto bello, di Steven Jenko, uno dei più grandi come dire, scrittori. Lui aveva scritto originalmente anche, è un divulgatore, si occupa tanto appunto di queste tematiche. Bene, che significa oggi fare marketing intuitivo? Qui devo dire che i colleghi con cui ci confrontiamo possono anche darmi qualche supporto a questo punto. Per cui so che Francesco Gallucci ha scritto tanto di marketing esperienziale, e per cui Francesco, se vuoi dire due parole intanto su questa declinazione, credo che così creiamo appunto un po' di interattività e di dinamicità. Ma io esordirei dicendo che è una declinazione vincente, nel senso che mette insieme le nuove frontiere. Quando hai parlato prima di misurazione addirittura degli ormoni oppure della possibilità di integrare le analisi e le raccolte dati con la
altri flussi di dati. Non a caso nel titolo si parla di ricerche di mercato tradizionali, perché noi usiamo questo termine affettuosamente, ma insomma, in realtà veniamo tutti, io per primo vengo dal mondo delle ricerche tradizionali, quindi penso che questa sia la strada giusta, cioè la strada per far entrare il neuromarketing e le neuroscienze applicate all'interno dei sistemi già vigenti, già operativi nelle aziende e nelle università. È l'unico modo per rendere praticabile e utilizzabile e comprensibile soprattutto un'innovazione molto forte che ha le origini, ha avuto un'origine antica, perché noi parliamo di neuromarketing dal 2002, ma in realtà si parla di marketing emozionale da molto prima, quindi ci sono radici nobili di questa disciplina e nel manuale di neuromarketing abbiamo provato anche a tracciare un percorso storico che ci riporta addirittura alle sperimentazioni dei primi anni del secolo scorso con quei marchi ingegni stranissimi che per l'analisi della vite, dei punti di fissazione, oggi lo chiamiamo i tracking, oppure le prime sperimentazioni eroiche di Berger con le onde elettroencefalografiche. Ecco. Noi siamo eredi di quella tradizione molto ricca, nobile, e quindi è giusto che se ne cominci a parlare come una disciplina matura. Ecco, voi partecipate anche come i fondatori, presidente e vicepresidente dell'Associazione Italiana di Neuromarketing. Ci tenevamo appunto a segnalare questo, visto che stiamo anche facendo un accordo di collaborazione stringente, credo che sia importante il mettere insieme i network, no, Caterina? Eh beh sì, è quello che abbiamo sempre voluto, Vincenzo, tu lo sai perché siamo, insomma, ci conosciamo ormai da tanto tempo e dal 2016, da quando INEM appunto è stata fondata e ha fatto i primi passi un po' avventurosi perché insomma se ti ricordi eravamo veramente pochi all'inizio, ma adesso siamo sempre di più. Mi fa piacere dire e raccontare a tutti che oggi INEM ha 25 dipartimenti e ha 50 ambassador, nonché numerosi follower che ci seguono, per cui questo ci fa capire come l'interesse per la materia, per la disciplina sta crescendo. Tu citavi l'anno di nascita del neuromarketing, il 2002, ma parlando di neuroscienza, no? Un po' anche questa moda che diciamo che tu appunto accennavi a utilizzare questo termine, beh, dobbiamo immaginare che il termine neuroscience è stato coniato nel 1962 da Francis Smith, quindi voglio dire, sono tutte discipline estremamente giovani, quindi anche le neuroscienze stesse, però sono molto promettenti e soprattutto perché e questo devo dire che è un po' la modernità, un po' i cambiamenti che stiamo vivendo, cioè queste discipline ibride che uniscono scienza a economia, marketing, comunicazione, eccetera, eccetera, mettiamoci tutto quello che desideriamo, e beh, sono il futuro, perché solo attraverso uno studio scientifico di meccanismi, di stimoli, poi insomma continuerai tu a raccontare, che noi possiamo comprendere effettivamente i comportamenti, le risposte cerebrali, quindi permettimi di dire, creare un marketing predittivo che è quello che serve veramente alle aziende. Ecco, il neuromarketing possiamo dire che è predittivo, quindi mi piace ecco, segnalare questa cosa. Ecco, grazie. Mi sembra quindi che l'indicazione dell'indirizzo è quello giusto. Devo dire che il progetto che stiamo presentando l'abbiamo condiviso e sarà ulteriormente condiviso fino alla sua perfezione con le persone che fanno parte della faculty, che poi scorrerò molto velocemente. Grazie. Grazie. Il terzo modulo è un modulo, come dire, la parte sensoriale è fondamentale. Si parlava appunto, diceva anche Francesco Gallucci, marketing emozionale, marketing esperienziale. Ecco, abbiamo voluto dare un titolo ben preciso, uno spazio ben preciso a tutti i meccanismi che hanno a che fare con l'attenzione. L'attenzione che poi noi studiamo appunto con tecniche sofisticate, le tracker, ma si può studiare anche con l'elettroencefalogramma, come appunto potremo vedere. La dimensione della sensorialità, della visibilità di un prodotto, oltre che della gradevolezza, è una tematica estremamente importante per chi si occupa di marketing. Noi la misuriamo.
Per questo sono felice che c'è anche tra di noi Carlo Oldrini, a cui chiederei due parole appunto su questo, sullo studio della visibilità, l'attenzione, tra l'altro autore anche di un libro eccezionale, Gli occhi del consumatore. Carlo. Sì. Buongiorno a tutti e grazie Vincenzo di partecipare a questa nobile iniziativa di cui ti siamo grato. Io mi occupo, come tu sai, di qualche cosa di un pochino più terra a terra, cioè osservo e misuro e registro quello che fanno le persone nei negozi. E per farlo bene abbiamo costruito dei laboratori che sono dei veri e propri supermercati sperimentali, ce ne sono due in Italia, poi ne abbiamo aperti anche un po' in giro per il mondo. E come Ipsos abbiamo introdotto quindi l'uso di strumentazioni neuroscientifiche ormai dal 2005, quindi insomma sono già un po' di anni. E devo dire che in Ipsos negli ultimi anni non abbiamo neanche più questa differenza di nomenclatura tra neuromarketing e ricerca tradizionale. Ormai l'integrazione degli strumenti di ricerca fa parte del nostro modo di disegnare gli studi per i nostri clienti. E quindi questo per dire che anche i più grandi istituti di ricerca al mondo di cui noi facciamo parte, ormai sono in pieno degli utilizzatori e dei contributori anche nella produzione scientifica, in qualche caso, di studi e di novità in questo settore, insomma. Quindi quello che possiamo dire è che l'utilizzo dell'eye tracking, tu ne hai parlato, è stato ovviamente la prima cosa, adesso stiamo utilizzando anche diversi altri strumenti, tutti legati a quello che diceva prima Caterina, cioè a aumentare la predittività e la consistenza e il valore predittivo delle ricerche che facciamo. Io sono 25 anni che mi occupo di ricerche sul consumatore, quindi insomma, e ho vissuto in prima persona la trasformazione del modo tradizionale, appunto, di fare ricerca applicata ai lanci di nuovi prodotti, ai packaging, a tutto quello che avviene, insomma, nel momento del consumer marketing. Con le nuove tecnologie, e quindi sarò testimone di questa esperienza durante questo master. Ma ti ringrazio per aver segnalato questo aspetto che il neuromarketing è, abbiamo detto sempre, le tradizionali. In effetti, ormai è talmente scontato il loro utilizzo congiunto che la visione che tu ci hai dato ci rassicura ancora di più, perché vuol dire che mettere insieme neuromarketing, consumer neuroscience e market research non è come dire, fuori dal mondo, anzi rientra in quello che sta succedendo nelle aziende, nel mondo del marketing. Quindi, Assolutamente. ecco, Noi non lo molto. facciamo più, noi non abbiamo più questa differenza, abbiamo, cioè, le nostre metodologie sono già negli standard metodologici che noi utilizziamo, hanno già l'integrazione, non sempre naturalmente, perché non è che questo si può fare in ogni caso, però in moltissimi casi sono già integrate così, naturalmente. Questo, ripeto, non è una cosa. È una cosa abbastanza recente, naturalmente, quindi quello che questa differenza tu l'hai descritta bene perché storicamente c'è stata, c'era e si sta superando, secondo me, proprio in questo momento. Quindi sono molto contento che questo master metta insieme questi temi perché sarà un'occasione per parlarne in maniera proprio con degli esempi anche molto, molto pratici e di realtà. Ecco, questo ci dà anche, come dire, la garanzia che chi parteciperà a questo master non è che vede soltanto come sbocco occupazionale il centro di ricerca in neuromarketing super sofisticato che fa soltanto questo, ma si apre veramente un mondo di opportunità di grande interesse.
Quarto modulo. Il quarto modulo, visto che i primi tre sono più introduttivi sul funzionamento cerebrale, sulla consumer neuroscience, sulle applicazioni, beh, il quarto modulo a questo punto andiamo sugli strumenti, è già un pochino più hard, qui vediamo tutti gli strumenti che tra l'altro cambiano continuamente, e questo è un grosso vantaggio perché abbiamo sempre strumenti un pochino più sofisticati, ma abbiamo anche strumenti che cambiano continuamente, non è un caso che abbiamo voluto coinvolgere anche aziende che si occupano di queste tematiche, come per esempio SR Labs, che viene rappresentata da Lorena Del Vimo, che non so se è presente oggi, ma che ha dato la disponibilità a far parte di questa faculty. SR Labs è una delle più importanti aziende che si occupa sempre di queste tematiche di neuromarketing, sono i referenti per la Tobi, che è la più grande azienda appunto di eye tracking, e questo è un modulo dedicato proprio alla strumentazione, ripeto, che cambia continuamente, quindi si va dalle tracker all'elettroencefalogramma, faremo vedere quali sono le diverse tipologie dell'elettroencefalogramma e poi vedremo ovviamente tutti gli indicatori che si possono utilizzare, su cui c'è grande dibattito, perché sono tanti, sono differenziati, quindi bisogna capire qual è appunto il migliore. Si sta aprendo anche un altro fronte estremamente interessante, che è quello relativo alla virtual reality, e quindi l'integrazione della virtual reality e le tecniche neuroscientifiche. Il quinto modulo è più di metodologia, quindi se il primo ha a che fare prevalentemente con la strumentazione, il secondo è legato proprio alla metodologia. La metodologia, quindi la costruzione dei, intanto gli indicatori che si possono utilizzare, la costruzione dei progetti di ricerca, dal campionamento fino ad arrivare alla costruzione dei protocolli di ricerca, passando attraverso nuove sperimentazioni per applicare tecniche di neuromarketing, fino anche le più, un po' le più ardite, le più innovative. L'ultima che non posso non citare è quella che abbiamo realizzato in quest'ultimo periodo con un'azienda che si chiama Omnicom Group, per la parte public relation. I referenti probabilmente saranno anche parte di questo webinar, ma sicuramente sono parte integrante della faculty, per raccontare come si può misurare la brand reputation con tecniche anche neurometriche. L'accordo e la collaborazione che abbiamo con Omnicom Group è molto, molto interessante, perché è innovativa, estremamente interessante, perché stiamo costruendo un sistema neurometrico per misurare qualcosa che ha a che fare più che con le emozioni, con la riflessione, con l'analisi più razionale degli elementi che caratterizzano appunto un'azienda. Ma scorrendo poi la faculty tornerò nuovamente sui nomi delle persone che abbiamo coinvolto. Il sesto modulo ha a che fare con i principi di neuroeconomia e di neurobranding. Abbiamo un nuovo libro di Mariano Diotto intitolato proprio Neurobranding, credo che questa parte sarà sviluppata tanto, tanto da lui, ma ci sarà anche una parte dedicata tanto anche all'etica, e l'abbiamo inserita appunto in questo modulo, anche sotto suggerimento prezioso e puntuale di Caterina Garofalo di Einem. Dopodiché partono i progetti, i moduli più applicativi, quindi abbiamo diviso i moduli in il neuromarketing applicato all'esperienza digitale. Beh, non potevamo non chiamare il migliore in Italia, Andrea Saletti, autore del libro, devo dire uno dei migliori libri in questo campo, Neuromarketing e Scienze Cognitive per vendere di più sul web. Chi meglio di lui poteva darci qualche indicazione in questo campo, no, Andrea? Beh, intanto ti ringrazio, insomma, per la presentazione. Sono assolutamente onorato di far parte, insomma, di un gruppo del genere nel portare avanti un progetto che, secondo me, come prima, è a livello non solo nazionale, ma quindi è una grossa soddisfazione farne parte. Sì, allora, nel digitale credo che in questo momento esatto sia determinante conoscere che possono essere utilizzate in un master del genere, perché ci troviamo in un periodo che è particolarmente sfidante. Le ultime evoluzioni delle tecnologie di interattive anche a livello di digitale stanno portando continuamente
continuamente ad abbassare il nostro span attentivo continuamente. Pensa solo ai social network, no? Al tempo che dedichiamo in maniera totalmente superficiale nell'andare a capire se un post nella prendo con il dito ci interessa o meno. Questa funzione a cui dedichiamo, le persone dedicano parecchio tempo durante il giorno, ci sono delle statistiche che danno in alcuni casi su certe fasce d'età addirittura 2 ore, 3 ore al giorno di media, che sono impressionanti, ci fanno capire che questo tipo di interazione porterà comunque una parte di pubblico, di generazione, a interpretare e desiderare che qualsiasi tipo di comunicazione, anche aziendale, commerciale, online, si trasformi in una comunicazione altrettanto veloce da interpretare e da comprendere. Quindi non c'è più solo bisogno di sapere come si comunica, in generale, che queste sono informazioni che si possono prendere anche in altre situazioni, in altri ambienti, ma anche come fare in modo che queste informazioni arrivino e come nel primo secondo si possa fare in modo che decida di interrompere quello che è la sua veloce, senza particolare approfondimento, per attenzione a un qualcosa che vogliamo dire. Perché in questo momento, probabilmente, specialmente nella parte la forma di come un messaggio viene veicolato sta diventando quasi più importante dal punto di vista del fare in modo che un messaggio venga letto rispetto al messaggio stesso. Il primo messaggio più importante in assoluto da dire è determinante per tutti, ma il rumore che si genera dalla comunicazione online rischia di farlo diventare totalmente inosservato. Il loro marketing è determinante in questo esatto momento. Chiaro. Devo dire che avere un quadro, una mappatura poi dell'intervento da fare una volta che si hanno i dati credo sia fondamentale. Ecco perché il coinvolgimento di professionisti come Andrea, ma come tanti altri, serve a prendere spunto dal funzionamento cerebrale, analisi del dato, cosa faccio? In maniera tale da dare anche delle strumentazioni e delle soluzioni. Ecco, io sono sempre molto preoccupato quando si guarda soltanto il dato, perché sono convinto, ma lo siamo convinti tutti coloro che fanno parte di questo consesso, perché più volte ci siamo confrontati, che non bastano soltanto i dati, devi saper leggere anche il comportamento e devi sapere leggere dinamiche relazionali anche attraverso una chiave di lettura di marketing e di semiotica. Ecco perché durante appunto le nostre lezioni inseriremo anche le chiavi di lettura dei dati, perché credo che sia estremamente importante. Un altro aspetto fondamentale è legato alla pubblicità, quindi il modulo dedicato al marketing per la pubblicità e anche per il packaging. Questo è un ambito estremamente interessante, estremamente delicato. In questo contesto lavoriamo con tante aziende, sono contento e felice che alcuni referenti importanti delle aziende, chi si occupa di marketing all'interno di queste aziende, partecipa con noi anche per dialogare, per mettere insieme le nostre conoscenze con le esigenze aziendali. Ovviamente non posso non ringraziare Elena Bernini di Lavazza, che parteciperà al nostro master stimolandoci come sempre fa con le giuste provocazioni per andare nella giusta direzione, perché il neuromarketing non sia soltanto una pratica accademica, ma che diventi una pratica utile, comprensibile per il mondo delle aziende. In questo campo, nel campo degli spot pubblicitari, stiamo lavorando tanto, le interlocuzioni con aziende così importanti come Lavazza fanno capire quanto è importante per le aziende lavorare in questo campo, quindi dedicheremo un modulo a questo argomento. Così come altrettanto importante la tematica del packaging in tutte le sue declinazioni. Qui vedremo coinvolte aziende grosse, ne cito qualcuna, Danone o anche piccole, il mondo delle piccole e medie imprese, anche perché si pensa che questo approccio sia un approccio esclusivo soltanto per le grandi aziende. No, anche le piccole e medie imprese, anzi, soprattutto queste che hanno pochi fondi sulla comunicazione, è bene che li investano nel migliore dei modi.
Un altro ambito estremamente interessante ovviamente è il field, il nero retail. In questo campo lavoriamo già con tante aziende, capire qual è l'attrezzatura da utilizzare in movimento, in field, in contesti molto più complicati, beh, questo è un aspetto fondamentale. Un aspetto fondamentale perché le tecnologie sono diverse, la metodologia è diversa, i protocolli di ricerca sono diversi, i dati possono essere anche particolarmente complessi da analizzare. Quindi questo è un modulo particolarmente ampio, soprattutto perché in questo ultimo periodo, grazie anche alle parole marketing esperienziale, si è allargato il campo delle richieste che a noi arrivano, ma così come arrivano a tanti altri centri come il nostro, di analizzare l'esperienzialità sul campo, e la situazione è molto complicata. Beh, qualcosa l'abbiamo fatto anche con agenzie particolarmente esperte in tanti campi, dalla comunicazione pubblicitaria alla al packaging, ma anche nell'infield, come per esempio 8 su 9. 8 su 9 è un'azienda importante nel campo del neuromarketing, è stata la fondatrice di uno degli appuntamenti più importanti in Italia di neuromarketing per le aziende, il convegno certamente che noi vediamo sempre come un punto, diciamo, di in attesa che arrivi per poter parlare insieme e condividere con colleghi come Luca Florentino e aziende quello che facciamo. Luca, come vedi questo master e il vostro contributo, considerando appunto quello che abbiamo detto fino ad ora e non soltanto il mio tale? Beh, no, molto bene, credo che sia un'ottima iniziativa perché anche dal punto di vista aziendale, che è un po', diciamo, la nostra interlocuzione, anche certamente è nato con la precisa mission di spiegare i vantaggi dell'utilizzo del neuromarketing e delle scienze comportamentali per il business. Ecco, nelle aziende sta crescendo l'esigenza non solo di avere fornitori di neuromarketing, ma di avere competenze interne di neuromarketing, perché poi di fatto stiamo parlando di capire meglio come i consumatori prendono decisioni, e quindi questo è strategico non solo per il livello metodologico, ma soprattutto per il livello aziendale e per i risultati che le aziende oggi si prefiggono, cioè quello di far passare un messaggio, convincere rispetto alla vendita di un prodotto, rispetto a una comunicazione o anche ai valori aziendali come la sostenibilità, pensiamo a quanto sono diventati importanti, in un mondo che, come diceva giustamente prima Andrea Saletti, è sempre più intossicato di informazione. Quindi è chiaro che questi approcci possono aggiungere grossa competenza anche a livello aziendale, a livello manageriale, per capire come declinare i propri messaggi, come declinare i propri prodotti. E per cui devo dire che in questi anni, certamente è nato nel 2016, 8 su 9 è nato nel 2012, i progressi tecnologici sono stati importanti, sempre più aziende si sono avvicinate al tema. Credo che il fatto di costruire un percorso così importante, così strutturato, sia effettivamente un segnale che i tempi stanno ulteriormente maturando, e quindi è importante avere anche dei manager, non solo dei ricercatori e dei professionisti, che sappiano di consumer neuroscience e sappiano portare questa competenza all'interno dell'azienda con un punto di vista aziendale, che poi è quello che in questi anni noi abbiamo cercato anche di creare attraverso eventi come Certamente. Chiaro. No, ti ringrazio perché in questo solco che dà anche delle garanzie a tutti quanti che questo non è soltanto un master per chi deve aprire un centro di ricerca in neuromarketing, ma un master per chi deve interloquire di marketing. Anche ciò che diceva prima Carlo, che la distinzione tra tradizionali e neuro viene meno, credo che sia estremamente interessante. Ecco perché puntiamo molto alla logica dell'integrazione. Dentro questo modulo in realtà c'è anche qualcos'altro che ha a che fare con le neuroscienze applicate al business, come per esempio la neuroestetica, e quindi la possibilità di utilizzare questa metodologia per
costruire ambienti che siano gradevoli, parliamo appunto anche dell'efficacia dei musei, dei punti, anche dei luoghi di esposizione, degli showroom. C'è anche un'altra piccola area, credo molto interessante, a me molto mi affascina, che è la neuropolitica, perché poi alla fine tutto questo può avere anche una declinazione in campo politico, dove il tema dell'immagine è particolarmente importante. Però lì vale come le etichette del vino: se l'etichetta che ti fa vendere la prima bottiglia è il vino che ti fa vendere la seconda, quindi questo vale anche per il politico. Se l'immagine che fa votare il politico poi è quello che lui fa e che dice realmente quello che funziona. L'ultimo modulo è un modulo dove lavoreremo molto sulle integrazioni anche con le innovazioni, per esempio tutto ciò che si può fare con i big data, come si integrano i big data con il neuromarketing, sapendo che se i big data ti dicono cosa sta succedendo, beh, il neuromarketing dice perché sta succedendo e la consumer neuroscience spiega perché sta succedendo questo, quindi una perfetta integrazione tra le tecniche classiche di ricerca di mercato, che ora parlo la parola classica, ogni volta che la penso sento Carlo Aldrini che mi rimprovera, che non è tradizionale, ma fa parte, diciamo, del mondo del marketing, e tutto ciò che ha a fare con l'intelligenza artificiale e big data. Ecco perché anche in questo caso abbiamo coinvolto personaggi esperti su questa tematica. Ne cito uno per tutti, Marco Brusa di GroupM, che si occupa esclusivamente di queste tematiche e ci aiuta a leggere appunto le integrazioni. Questi i contenuti che poi vedono anche una parte laboratoriale. Noi abbiamo un centro di ricerca, l'idea è quella di portare le persone dentro il centro di ricerca a fare delle esperienzialità. Quindi progetti concreti con sperimentazioni, ovviamente in una settimana intensiva. Questo perché? Perché il master, come è già declinato nel sito, è un master che in questa fase si prevede online, sono 300 ore di attività didattica, le attività didattiche vengono erogate dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, anche per non appesantire tanto e lasciare spazio a degli eventuali tempi per i project work. Le lezioni vengono videoregistrate, quindi permette anche agli iscritti di poter seguirle anche se non le hanno, se non fisicamente presenti. L'avvio delle lezioni si prevede appunto il 19 di settembre, abbiamo quindi 300 ore didattiche suddivise appunto nei moduli, online troverete il dettaglio di questi moduli e più la parte laboratoriale, che ovviamente noi faremo per piccoli numeri. Intanto il master è aperto per un massimo di 40 persone. So che in questo momento si sono iscritte a questo webinar più di 240 persone, c'è una grande richiesta. Faremo dei colloqui di selezione per la partecipazione e di queste 40 persone la partecipazione dentro la settimana in laboratorio ovviamente sarà aperta soltanto a gruppi da 10, suddividendo poi il gruppo a 10 ancora in piccoli gruppi da 5, in maniera tale da poter fruire al meglio dell'uso delle attrezzature. Se il primo gruppo da 5 lavora con l'attrezzatura fissa, quell'altro gruppo lavora con il mobile, in maniera tale da permettere una settimana intensiva di attività pratiche sul campo, a gruppi da 10, quindi noi per 4 settimane di seguito avremo il laboratorio impegnato per questo tipo di attività, appunto come indicato in questa slide. Il costo del master è di 5.500 euro più IVA, rateizzabile ovviamente in 3 rate. Si prevede le preiscrizioni, nel senso che noi procederemo con delle preiscrizioni che ci permettono come dire, fare la selezione. Noi procederemo come abbiamo fatto per tanti altri master. Io dirigo un master in food and web communication, uno in food design e uno sulla comunicazione dello sport. Quindi, come dire, siamo allenati con i master.
I nostri master sono pensati con una logica molto laboratoriale, per cui dividiamo l'aula in piccoli gruppi e li facciamo lavorare anche sui project work. Proveremo a fare anche questo in questo tipo di master, anche se è un po' particolare, un po' diverso rispetto a tanti altri. Come funziona la fase di selezione? Nel momento in cui noi apriamo le preiscrizioni, c'è una quota che verrà versata, che poi viene scomputata poi dalla cifra che verrà versata, e credo sia 100 euro, in modo tale appunto da avere quantomeno un impegno. Noi facciamo il colloquio e iniziamo a costruire l'aula. Quindi a gruppi di 10 sentiremo le persone, sceglieremo le persone che avranno delle competenze, comunque una motivazione, perché alla fine quello che ci interessa è avere sicuramente qualche competenza, quindi le lauree o le competenze nel campo della comunicazione e marketing sicuramente sono elementi importanti, ma è importante anche la motivazione. Scorrerò molto velocemente i nomi di alcuni docenti della faculty, alcuni li ho già citati, li avete sentiti parlare, ma altri saranno coinvolti di volta in volta, però non posso non citare Jesper Clement, che poi tra l'altro non solo è un collega e amico, ma è colui che ha anche creato un interessantissimo percorso formativo free che trovate appunto sulla piattaforma di Coursera, quindi un personaggio abbastanza importante nel campo del neuromarketing. Carlo Oldrini l'abbiamo già visto, Vice President Marketing di Ipsos, Caterina Garofalo di Einem, Francesco Gallucci, Vice President di Einem, Andrea Saletti l'ho già citato. Francesco Saverio Ambrogetti rappresenta appunto il mondo UNICEF, con cui abbiamo fatto tanti lavori, prima era UNICEF Italia, ora si trova a New York, e faremo i collegamenti con lui soltanto quando gli orari coincideranno, preferibilmente nel pomeriggio. Marco Brusa, Group M, quindi Managing Director di Group M, è molto esperto anche sulle dinamiche di analisi dei big data e dell'intelligenza artificiale per il marketing, devo dire che è un grande contributo per il nostro master. Mariano Diotto, che ho già citato come esperto di neurobranding, un autore di diversi libri, tra l'altro ha anche seguito la traduzione di un libro che io reputo estremamente interessante, che si intitola Il codice della persuasione del gruppo di Brain Sales, che dà anche una visione su come si costruiscono le neuromappe per capire quali sono le modalità per rendere più efficace un messaggio, che poi noi misuriamo con tecniche neuro. Il nostro obiettivo è sempre occuparci di misurazione. Citavo prima Omnicom Group Italia, e quindi non posso che citare il general manager, l'amministratore delegato Massimo Moriconi, insieme alla sua squadra, quindi Patrizia Martelli e Laura Meroni, con cui abbiamo fatto un lavoro estremamente interessante sulle neurometriche per la brand reputation. Avremo una giornata dedicata a queste tematiche. Gaia Rancati, dall'altra parte del mondo, è stata allieva di Paul Zak, adesso come dire, io esta PhD del nostro master, probabilmente collegata e ne sarei felice. Gaia ha avuto la fortuna di andare a lavorare con Paul Zak, dopodiché è entrata in un'università importante vicino Pittsburgh, Allegheny University. Nel frattempo so che è arrivato anche Marco Brusa, qui darei anche la parola per un intervento molto veloce sulle big data, intelligenza artificiale e neuromarketing. Marco. Grazie a tutti, sono riuscito a seguire, sono in ufficio, abbiamo avuto, tra l'altro sono un po' emozionato, Vincenzo, perché dopo un po' di mesi ho avuto il primo incontro oggi di persona, è venuto un cliente importante con il direttore generale nuovo, e quindi abbiamo fatto un lungo incontro, tra l'altro su tutta la parte dati, perché sappiamo che sarà un anno importante dal punto di vista digitale, perché cambierà l'ecosistema digitale con la dismissione di cookie terza parte, lo leggete anche sui giornali, cambierà il modo di comunicare tra aziende e consumatori, sarà importante rivedere tutti gli asset, e da questo punto di vista sicuramente quello che stanno chiedendo le aziende, ne parlavo anche oggi con questo grande advertiser, è di dare anche un'anima ai dati, che spesso ci dicono delle cose ma non ci dicono tutto sul consumatore, ed è un po' l'obiettivo che ci prefiggiamo con Vincenzo,
sempre un arricchimento molto molto qualitativo di tanti dati quantitativi che raccontano delle cose ma non sanno raccontare la storia, le sensazioni del consumatore. Se viviamo peraltro in un mercato, in un momento in cui l'intelligenza artificiale aiuta a interpretare i dati, ma sono sempre dati molto molto quantitativi e quindi si rischia di prendere degli abbagli. Bisogna darle un'anima a questi dati ed è quello che stiamo tentando sempre di fare con Vincenzo e con tutto il team. Ecco, devo dire che il tema dell'integrazione, come potete capire, farà parte integrante di questo percorso. Integriamo tecnologie nuove, quindi grazie al gruppo seguito da Marco Brusa e tutto il gruppo di GroupM, io credo che avremo veramente l'opportunità di sperimentarci per capire meglio come creare meccanismi di integrazione, cosa che in realtà abbiamo fatto in tante progettualità, visto che abbiamo già lavorato in passato e speriamo di continuare cogliere questa occasione per ulteriori confronti. Ti ringrazio Marco e grazie anche grazie a voi, gruppo. Grazie a tutti. È uno dei più importanti in questo ambito della comunicazione dei media. Paolo Teducci è un nostro interlocutore professionista, grande esperto in neuromarketing, per tanto tempo ha lavorato in team preoccupandosi anche di neuromarketing in quel contesto, oggi si occupa di eventi, è un uomo delle provocazioni tecnologiche, è quello che riesce sempre a trovare un'innovazione e a trasformare l'innovazione oltre che riflessione e teoria che porta in aula anche di business. Paolo è appassionato di neuromarketing ma si occupa tanto di project management, entrerà a far parte appunto come gli interlocutori aziendali con cui poi questa materia si diventa appunto quello che abbiamo cercato di dimostrare. Luca Florentino l'ho già citato, ovviamente accanto a Luca c'è anche Barbara Monteleone che fa parte di 8 su 9 e il suo gruppo. Ho citato già Lorena Del Vino di Essere Labs, quindi uno dei centri più importanti di attrezzatura oltre che di competenza nel campo del neuromarketing. Andrea D'Onofrio è un nostro interlocutore aziendale, uno che sul campo lavora tanto con gli imprenditori, credo che sia collegata. Andrea, cosa vedono gli imprenditori in noi e nel neuromarketing? Una battuta, che siamo un po' in ritardo, ma ce la facciamo. Buonasera a tutti, velocemente, sì, vedono la speranza di ottimizzare i loro investimenti e quindi di renderli finalmente efficaci e rendere anche il cliente felice, contento dell'acquisto. Abbiamo lavorato con Andrea su una GDO importante, su Conad di Sabaudia, tanti altri progetti sono in pista, io credo che avere anche rappresentanti del mondo delle imprese, dei territori è estremamente interessante e importante per il master. Vado alla conclusione. Non posso non citare il gruppo di lavoro del Centro di Ricerca di Neuromarketing, ma su questo permettetemi di essere molto rapido. Mi posso far scusare dai miei collaboratori, le persone con cui lavoro giornalmente. Ovviamente Giorgio Gabrielli è professore a contratto da noi di Neuromanagement, è un manager prestato all'Accademia. Nell'anima è un accademico, ma è di fatto un manager. Ha lavorato per Microsoft, per Mondadori, per RCS Media Group, per le banche, adesso è un neuro coach, si occupa di neuro management, una parte che non abbiamo citato ma che affronteremo e come si usano queste attrezzature anche nel campo del neuro management. Ovviamente non è un corso di neuro management perché ci spostiamo molto sul neuro marketing, ma ci sono tanti altri corsi, uno lo coordina Francesco Gallucci a Torino e siamo felici di essere parte del suo corso. Come vedete c'è uno scambio virtuoso di competenze. Margherita Zito, la nostra esperta in metodologie, oltre che di psicologia del lavoro e di neuromanagement, fa parte del nostro gruppo e poi non posso che citare i miei molto velocemente. Marco Bilucaglia, il nostro bioingegnere, Fiamma Rivetti, l'asse portante del master, del centro di ricerca e anche del master, visto che ci darà una mano sul tutoraggio di processo, insieme ad Alessia Caponetto, che rappresenterà il vostro, per chi parteciperà, interlocutore direttamente
quasi quotidiano. Riccardo Valesi, i nostri PhD student, insieme ad Alessandro Fici, Riccardo Circi e Rita Laureanti, che è postdoctoral researcher al Politecnico di Milano ed è esperta, insieme al nostro bioingegnere Marco Bilucaglia, nell'analisi dei dati. Noi vendiamo i moduli anche singolarmente perché abbiamo avuto molte richieste da parte di singoli professionisti. Nel sito troverete anche l'indicazione di che significa l'acquisto del singolo modulo e devo dire che abbiamo così raccontato tutto il percorso. Spero di non aver dimenticato nessuno nel citare la faculty, una faculty che si arricchisce di giorno in giorno, ma il quadro è già abbastanza completo per rispondere ad una richiesta sempre più importante. Come si fa a mettere insieme le nuove conoscenze del funzionamento cerebrale con le tecniche di neuromarketing che ormai vanno sempre più a braccetto, sono parte integrante delle ricerche di mercato. Questo è il nostro obiettivo. Bene, a questo punto non so se c'è qualche domanda, se possiamo rispondere immediatamente o Fabio, come procediamo? Sì, professore, spero che ora mi sentiate, mi vediate, so che siamo talmente tanti che la connessione un po' ne risente. Se ci fossero delle domande, prego di scriverle in chat e le leggiamo per voi, per cercare di darvi una risposta. Vi chiedo di non utilizzare i microfoni perché siamo davvero tanti e ci accavalleremmo. Allora, la prima domanda riguardo se ci sono prove finali al master. Sicuramente ogni modulo prevede delle prove. Noi faremo diversi project work perché i master sono pensati in maniera laboratoriale, per cui sicuramente ci sono delle prove anche per avere una valutazione. È importante fare una valutazione anche perché poi alla fine ci sarà una valutazione, una sorta di tesi che verrà prodotta e discussa davanti a una commissione. L'altra domanda relativa a ma se una persona lavora come può fare a partecipare? È un master particolarmente intensivo, abbiamo visto che l'impegno dalla mattina al pomeriggio, però abbiamo creato le condizioni per poter registrare appunto la presentazione e permettere poi di seguire il corso, ma è chiaro che è meglio essere in vivo, in presenza quantomeno in live in questa fase. Il master è tenuto in questo momento in lingua italiana, ma avremo degli interlocutori che parlano in inglese. L'intervento di Jasper Clement sicuramente sarà in inglese, l'intervento di Paul Zak sarà in inglese, se poi servirà un supporto per chi non parla l'inglese vedremo un po' come fare, ma io credo che ormai dovremmo andare in quell'indirizzo lì, avere un minimo di competenze per comprendere appunto l'inglese, anche un po' semplice come chiederemo ai docenti di fare. I posti disponibili sono 40, iniziamo le prescrizioni praticamente, non so Fabio, quando sono previste le prescrizioni? Sono già aperte, aperte, terminerebbero a settembre, o meglio termineranno a settembre, ma con un asterisco, come diceva il professore, i posti sono limitati, quindi nel momento in cui raggiungiamo il numero massimo ci riserviamo la facoltà di chiuderle. Ok. Altra domanda molto veloce, quanto dura il master? Il master dura 300 ore, 6 ore al giorno, quindi è facile fare il calcolo, partiamo il 19 di settembre, finiremo, sì, su per giù sono 3 mesi, è possibile ovviamente accedervi anche se si ha una sessione di laurea a ottobre, anche perché non è un master universitario che rilascia il CFU, ma è un master executive, che quindi è possibile accedervi anche senza la laurea o comunque se si è laureandi, per cui non ci sono vincoli da questo punto di vista, anche perché molti interlocutori sono anche dei professionisti. Il master si terrà online accademico 2021-2023, soltanto quest'anno a causa della pandemia. Allora, in questo momento è pensato online, anche per poter far partecipare persone da diverse parti d'Italia. Andremo verso una versione possibilmente in presenza, ma non in questa edizione, forse la prossima. Volevo, professore, solo aggiungere, per chi ci chiede per la laurea o per il lavoro, non ci sono problemi se non che l'unico vincolo per tutti i nostri master è l'obbligo di frequenza.
abbiamo un obbligo di frequenza minimo dell'80%, senza di quello, al di sotto di questa soglia, non è possibile conseguire il master. E allora, buonasera, vorrei avere nome di aziende che ricercano queste figure. Allora, noi parliamo tanto con le aziende, abbiamo citato alcune aziende, Lavazza, Danone, sono tante le aziende, Unicef, che lavorano valorizzando queste competenze. Come si diceva, sempre più le conoscenze in neuromarketing rientrano all'interno di un nuovo modo di fare marketing in realtà. Non è un caso che abbiamo voluto inserire la consumer neuroscience e il marketing intuitivo, perché è un nuovo approccio, un cambiamento di paradigma che permette anche a chi andrà a lavorare nel mondo del marketing di poter non solo capire i dati, ma saperli interpretare qualora ci fosse l'occasione di interloquire con i centri di ricerca di neuromarketing e diventare un interlocutore anche per il mondo del marketing che ancora non ha metabolizzato questo approccio, che come vedo che Luca dà l'assenso, è un nuovo modo di fare marketing che non può non essere preso in considerazione da tutto il mondo del marketing, per cui le aziende interessate io credo che siano tutte le aziende che hanno un dipartimento di marketing. È previsto uno stage? No, purtroppo questo è un master executive che non prevede attività di stage obbligatoria, però è chiaro che noi avremo tante interlocuzioni con delle aziende che ci segnalano a volte delle esigenze, quindi in questo caso noi potremo segnalare il curriculum delle persone che potranno partecipare, se non sbaglio, con uno stage extracurriculare, Fabio. C'è la possibilità sì, di attivare uno stage anche curricolare volendo, non è obbligatorio, è totalmente facoltativo e se ci sarà l'occasione con delle aziende più che volentieri. Ecco, questa notizia Vincenzo, è importante. Vincenzo, scusami, volevo dire che AINEM è a disposizione già da adesso, da subito, ad accogliere stagisti nei nostri dipartimenti, saremo ben felici insomma alla fine del percorso di aprire le porte, volevo dire solo questo. Ti ringrazio perché secondo me hai anticipato anche qualcun altro, perché allora, lo stage non è obbligatorio, diventa facoltativo e se ci sono le condizioni noi non possiamo che promuoverlo. Vi ripeto, il nostro obiettivo è formare le persone e poi permettere appunto di avere un percorso che sia coerente con il master. A maggior ragione l'informazione che mi ha dato Fabio e che ci ha dato è che avendo la possibilità di farlo come curriculare è molto più semplice per le aziende, per tutta una serie di procedure e di autorizzazioni, per cui ben vengano gli stage alla fine appunto del master, quindi i collegamenti con le aziende ci permetteranno di promuoverli. Enrico forse vuole intervenire. Sì, soltanto Vincenzo per segnalare che anche con Marco abbiamo la seria intenzione di fare partnership con tante aziende e attraverso le quali diciamo che la via per poi accedere a un tirocinio è abbastanza preferenziale, questo lo possiamo dire. Ecco, altre domande riguardo al dottorato di ricerca, è possibile seguire il dottorato di ricerca e il master? Ripeto, il master è un executive, è chiaro che si prevede appunto la frequenza, ma non è incompatibile con altri percorsi. Quando finirà il master, probabilmente facendo il calcolo, se partiamo il 19 di settembre finiremo per dicembre. Ok, quindi sulla frequenza durante le ore di lavoro abbiamo detto che abbiamo ipotizzato non solo la possibilità di acquistare i singoli moduli, questo per andare incontro alle esigenze di specifiche persone che hanno degli impegni di lavoro, ma abbiamo anche segnalato che se saltano alcune lezioni, le lezioni vengono registrate, quindi potrebbero essere recuperate. È chiaro che essendo un master di 300 ore non potevamo non pianificarlo dal lunedì al venerdì, altrimenti avremmo rischiato di farlo ogni weekend e farlo durare praticamente un anno e mezzo, ma non avrebbe avuto senso. Viene rilasciato un attestato per chi segue i singoli moduli? Ovviamente sì, un attestato che indica
il numero di ore fatte, gli argomenti, viene firmato e controfirmato dalla direzione del master ed è un attestato di frequenza a tutti gli effetti, quindi per ogni singolo modulo e per il superamento di ogni modulo con una prova finale. Può essere spendibile il titolo all'interno di della pubblica amministrazione? E su questo, ripeto, non è un master che rilascia CFU, ci sono alcune amministrazioni che riconoscono l'expertise, quindi diciamo che questo tipo di attestato può essere valutato di volta in volta dalla propria amministrazione, quindi ci sono alcune amministrazioni che reputano la partecipazione a questi master come un elemento di valore, per cui dipende dalla propria amministrazione. Bene, io credo che abbiamo risposto alle domande. Sì, sta arrivando ancora qualcosa, l'argomento della prova finale. Può essere sperimentale come un'effettiva tesi laurea? Assolutamente sì. Come in tutti i master noi prevediamo una prova finale nella formula appunto che viene discussa con una commissione ovviamente ristretta, non articolata e complessa come quella di un master universitario, di una laurea, però viene richiesta appunto un lavoro finale che può essere abbastanza simile a una tesi di laurea, dove a noi interessa capire quanto le competenze metodologiche e tecniche sono state apprese per poter affrontare il mercato del lavoro. La domanda è, scusate il gioco di incastri, se si seguissero solo alcuni moduli in questa sessione, si volesse completare il master l'anno successivo, si potrebbe fare? Ma in linea di massima sì, nel senso che noi per fortuna quando facciamo i master, e questo lo sa Enrico Ciacchetti che è il coordinatore del master e ci aiuta in tanti master, quando facciamo i master sono sempre dei master che hanno un certo successo, quindi il problema è se il prossimo anno non c'è nessuno e non parte il master, ma io credo che questo, visto la nostra esperienza, non per essere come dire arroganti, ma no Enrico, tutto quello che noi abbiamo fatto, io dirigo un master in Fundamental Communication da 10 anni, quindi diciamo che ha funzionato, un master in Food Design da 7 e un master in Comunicazione dello Sport da 6. Facciamo parte di master soltanto quando vediamo che ha senso. Bene, io a questo punto vi ringrazio tutti, io libererei i nostri colleghi e i docenti del master, che ringrazio ancora per la disponibilità, per quello che offriranno al master, per quello che hanno già fatto, perché già il fatto stesso di averci aiutato a diffondere questa opportunità è un grande aiuto. La condivisione di competenze come quelle delle persone che ho citato, Francesco, Caterina, Luca, Andrea Saletti, Andrea Donofrio, Carlo Oldrini, Jesper Clement, tutti coloro, Lorena Delvino, tutti coloro che hanno accettato di far parte di questa squadra, credo che sia per me un grande successo. Comunque vada, il fatto di avervi avuto per un'ora e mezza a parlare di questa opportunità per me è il grande successo. Grazie a te Vincenzo, veramente di tutto. Grazie. Grazie Vincenzo. Esatto, potete scrivere tutte le domande che qualora voleste ancora porci al nostro sito, che ora vi lasciamo nella chat. E ringrazio il professor Russo e tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo webinar. Ringrazio anche tutti i professori, docenti e colleghi che si sono alternati negli webinar che abbiamo fatto queste settimane e in particolar modo ringrazio tutti i colleghi di Young Communication School che hanno reso possibile la realizzazione dei 31 webinar che vi abbiamo proposto in queste 2 settimane. Grazie a tutti e buona serata. Grazie e buona continuazione. Ci sentiamo via email. Grazie anche a chi non ho citato, da Marco Brusa prima, Elena Bernini dopo e tanti altri che ci staranno seguendo, Mariano Diotto e tanti altri. Grazie. Arrivederci.